Buongiorno a tutti, sono qui per registrare, mi viene da ridere perché sono qui per registrare il tag che impazza su YouTube in queste ultime settimane, che è il TMI tag, il Too Much Information, ovvero il tag con le domande di cui nessuno sentiva la mancanza, insomma, però sono stata taggata da Carlotta, c'era il pandemonium e non mi tiro indietro e rispondo anch'io. Non sono sicura che vi interessi sapere le mie risposte perché non saranno granché interessanti, però partiamo subito anche perché sono davvero tante domande, sono 50, non lo so, e la faccenda potrebbe farsi lunga. Quindi partiamo con cosa stai indossando? Allora, sto indossando una maglia verde un po' larga e indovinate un po' dei jeans, cosa che non indosso assolutamente mai. Sei mai stata innamorata? Sì, sono stata innamorata 3 volte. Ecco, vabbè, non, sembra che sono la. Non sono una mangiauomini. Anzi, direi che le mie avventure sentimentali sono iniziate piuttosto tardi, in tarda adolescenza. Prima non mi cagava nessuno, insomma, quindi ho iniziato tardi. Quindi 3 sono stati gli uomini della mia vita. E uno è quello con cui condivido tuttora il mio percorso. 3. Hai mai avuto una brutta rottura? Ma proprio brutta, brutta, no, ovviamente terminare un rapporto, terminare una storia, vabbè, in questo caso una storia d'amore non è mai semplice. Quale che sia la parte che decide di farla finita, insomma, quindi proprio brutta, 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 no. Un po' difficile, certamente sì. Quanto sei alta? 1,63 m. Qualcuno a questa domanda ha risposto quanto sei bassa e ha risposto esattamente come me. Quindi Silvia, sai che sto parlando di te. 1,63 mi sembra un'altezza di tutto rispetto, insomma. Quanto pesi? A questa domanda non risponderò neanche sotto tortura. Peso parecchio, insomma, più di quello che dovrei, un bel po' più di quello che dovrei. Qualche tatuaggio? Sì, ne ho due, uno che non vi mostro perché è in una zona un po' personale, insomma, è sull'anca sinistra ed è un triskel, mentre l'altro è questo che avete visto, boh, qualcuno l'avrà visto in foto, che non riesco a mostrarvi per intero, aiuto, che vabbè, questo è una, vediamo così, è una doppia chiave di violino che si interseca nel simbolo dell'infinito e questo è relativamente nuovo, l'ho fatto a giugno dell'anno scorso. Ma quando si inizia a tatuarsi, la smania di farne di nuovi è sempre qua dietro. Allora, qualche piercing? No, se si escludono appunto quelli alle orecchie, ho due fori a questo orecchio e tre a quest'altro. Questi li tengo sempre con dei piccoli orecchini. Altri piercing? No, non mi attira molto l'idea dei piercing. Sarà che sono una fifona, anche se vabbè, i tatuaggi non mi hanno fatto assolutamente male. Però i piercing, gli aghi, mi inquietano un po', quindi no, non penso. Mi piacerebbe farmene uno magari qui sopra. Non so se è considerato piercing, però in altre parti del corpo non mi attira per niente. Allora, siamo alla domanda 8. OTP, one true pairing, cioè la coppia nella finzione. Allora, ne ho tantissime, cioè io sono proprio una fangirl sfegatata di tantissime coppie. La coppia che però mi viene sempre in mente, ed è davvero una coppia per nerd, penso, quando penso alla coppia perfetta, quella che mi fa battere il cuore. Ma come faccio a sceglierne una sola? Dico, vabbè, Ryo Saeba e Kaori Makimura nel fumetto di Tsukasa Hojo. City Hunter, anche se devo dire che ci sono diverse coppie della letteratura che mi ispirano moltissimo. Ho giusto terminato un libro di Diana Gabaldon, quindi anche la coppia formata da Claire e Jamie della saga della straniera, ma ce ne sarebbero tantissime, quindi mi fermo qui prima di stordirvi. 9. Show preferito? Io non è che guardo moltissimo la televisione, in realtà la guardo piuttosto raramente. Uno show che mi piace guardare perché, ok, sì, lo guardo solo per il presentatore, va bene, è Obesi un anno per rinascere perché c'è Jessie Pavelka. No, in realtà mi piace vedere le trasformazioni di queste persone che hanno finalmente un input e la voglia di prendere in mano la propria vita per stravolgerla completamente. Quindi mi piacciono molto questi programmi di dimagrimento estremo.
ovviamente seguiti, bla bla bla, da specialisti, eccetera, eccetera, perché le trovo di ispirazione. Poi siamo alla decima domanda, band preferita? Guardate, io vi avviso che sarà lunghissima, io non mi sono preparata alle risposte, non ve l'ho detto prima, quindi improvviserò come al solito. La mia band preferita di tutti i tempi, devo dire che sono i Foo Fighters. Io ho proprio un'adorazione per i Foo Fighters, anche se ho moltissime altre band che amo, sia moderne, contemporanee che più antiche, più in là negli anni. Ultimamente sto davvero ascoltando moltissimo una band che qui mi sembra davvero poco conosciuta, ed è la banda di... la banda? Mi sembra un mio nonno, la banda, il complessino di... Lizzy Hale, cioè gli Hailstorm, che sono un gruppo di rock metal, un po' tamarri sotto alcuni punti di vista, però a me lei piace tantissimo, ha una voce pazzesca e li ascolto quando vado a camminare perché mi danno la carica. Però gli Evanescence, ma anche band, i Beatles, Rolling Stone, i classici, mi piacciono tantissimo, i Jethro Tull, i Black Sabbath, insomma. Ce ne sono davvero molti Nirvana, vabbè, insomma, che ve lo dico a fare gli Oasis, perché gli Oasis sono sempre la nostra ispirazione primaria per quello che riguarda la band. Però, insomma, diciamo che proprio se dovessi, non so, se mi dicessero scegli un gruppo da andare a vedere domani, i Foo Fighters. La tua canzone... No, sono arrivata a 11, qualcosa che ti manca? Cosa mi manca? Non voglio fare quella che se la mena, però a livello materiale, emotivo, insomma, devo dire che è un periodo davvero sereno della mia vita. Ovvio, potrei avere una forma fisica invidiabile, una casa più grande, non lo so, un sacco di soldi in più. Che palle. Tanti altri gatti, mi piacerebbe avere tanti altri gatti. Però non sento la mancanza di qualcosa in particolare. Se devo pensare a qualcosa di più personale, direi un po' più di forza di volontà. E a questo punto siamo arrivati davvero alla domanda 12, canzone preferita. Anche se mi riporta alla mente un periodo un po' difficile, un po' triste, la canzone che ho sempre nel cuore da anni, a parte le fisse momentanee, è My Immortal degli Evanescence. Poi, la qualità che cerco in un... No, continuo a saltare le domande. 14, 13, quanti anni hai? Quest'anno sono 31, anche se l'altro giorno in negozio una bambina me ne ha dati 20, allora le ho regalato una matita per ringraziarla di questa cosa che mi ha detto. 14, segno zodiacale, sono un toro con ascendente capricorno, quindi più terra di così si muore. Però devo dire che il segno del toro non mi dispiace. Ci sono un po' di difettucci che si potrebbero sistemare, tipo la pigrizia, la golosità, però insomma, tutto sommato mi ci trovo abbastanza bene. Siamo a 15, la qualità che cerchi in un partner. A costo di sembrare estremamente, estremamente banale, per me è importante che il mio partner mi faccia ridere. Lo so che sembra una stupidaggine di quelle epocali, però mi rendo conto che ogni volta, adesso dico una cosa melensissima, che se Andrea vedesse questo video mi strangolerebbe, ogni volta che Andrea mi fa ridere penso, ah, com'è carino, ah, come lo amo, cosa che in realtà, insomma, non sono pensieri molto da me, però a me piace che mi faccia ridere. Poi ci sono tante altre cose che però passano in secondo piano. Devo farmi ricoverare. Poi la prossima domanda. 16, citazione preferita? Non ne ho una. Diciamo che non amo particolarmente le citazioni perché mi capita ogni tanto di... Ho acquistato, ecco, facciamo questa premessa, ho acquistato una fantastica agenda della Moleskine che è proprio dedicata ai libri e ci sono degli spazi per segnare le citazioni. Mi capita di avere dei periodi in cui mi dico, caspita, ogni libro che leggo voglio segnare le frasi che mi piacciono e poi scrivermele e poi, insomma,
ricordarmele. È un lavoro che faccio magari per un mese e poi lo dimentico. Quindi le citazioni non mi restano attaccate, non me le ricordo a memoria, non lo so, quindi no, non riesco a rispondere a questa domanda. Attore preferito? Anche qui, proprio un attore preferito, ce ne sono un po'. Il già citato Leonardo DiCaprio trovo che sia un ottimo attore. Mi piace molto. C'è qualcuno per cui mi strappo i capelli. Trovo apprezzabile e anche sia a livello recitativo che a livello estetico Jared Leto, mi piace molto, insomma, capitemi, cioè, insomma, sto rivelando tutti i miei lati più bimbi minchia. Fatemi riflettere, beh, Johnny Depp per le sue doti di trasformismo, e come attrice donna, tra le giovani non mi dispiace, devo dire, Jennifer Lawrence, non mi dispiace Emma Watson, però ecco, non ho un attore per cui proprio smanio e per il quale dico, è uscito un suo film, lo devo vedere assolutamente. Nel periodo Signori degli Anelli invece c'era Viggo Mortensen, però insomma, uno in particolare no. Il colore preferito? Adoro il viola, tutte le sfumature del viola e del lilla, e mi piace molto anche il verde. Infatti noterete che spessissimo nei video sono vestita di verde, forse perché voglio sembrare un po' un albero di Natale sempre, no? Non lo so. 18. Musica ad alto o basso volume? Allora, io non sono, nonostante io canti in una band rock, non sono proprio un'appassionata dei volumi sparatissimi, anche perché poi mi ritrovo le orecchie che fischiano, quindi sono per un volume medio-alto, perché basso volume no, insomma, basso volume, però non troppo alto, perché secondo me col volume troppo alto non si riesce ad apprezzare bene la miscela musicale, quindi diciamo medio-alto. Dove vado quando sono triste? Dove vado quando sono triste? In panetteria per mangiare dei dolci o in libreria per comprare dei libri o se non ho la possibilità di uscire a letto. 21. Quanto tempo impieghi per la doccia? Allora, io raramente faccio la doccia proprio una bella doccia perché io non ho la doccia, ho la vasca da bagno. Quindi, per una doccia, diciamo da qui in giù, visto che appunto non ho la doccia, ci tengo davvero poco perché fa freddo, quindi mi lavo alla velocità della luce, quindi una questione come tra lavaggio e eventuale incrematura, 5 minuti, perché la situazione non è molto agevole. Per lavare invece i capelli ci tengo un po' di più perché un po' a lavarli tutti, asciugarli, eccetera, eccetera. Diciamo che se dovessi lavare i capelli, operazione che faccio a testa in giù nella vasca, comodissima, e farmi la doccia, asciugarmi i capelli e incremarmi in tutto 40 minuti. Poi ho perso le domande, aiuto. Quanto tempo impieghi per prepararti la mattina? Allora, io mi alzo al. Adesso mi ucciderete perché c'è gente che si alza prestissimo. Io mi alzo a 10 alle 9 e sono pronta per uscire prendendomela abbastanza con calma alle 9 e mezza, quindi 40 minuti, però se ho fretta me la cavo anche in 20-25, senza fare colazione perché io la mattina non riesco a fare colazione. 23. Hai mai fatto rissa? Assolutamente no, non vedo perché avrei dovuto. Sono una persona incazzosa ma tutto sommato fondamentalmente pacifica. 24. Cosa ti accende? Queste due domande sono cosa ti accende e cosa ti spegne? Non ho ben capito qual è cioè qual è lo sfondo di questa domanda? Cosa ti accende a livello interpersonale, sentimentale o proprio a livello più generale di passioni? Boh, prendiamole con le passioni perché a livello sentimentale non saprei proprio cosa rispondere. Mi accende la musica? Io appunto ho una grande passione per la musica, sono cresciuta comunque con mio padre che ascoltava Pink Floyd, Genesis, Creedence, Black Sabbath, insomma. Cercavo di evitare di ascoltare la musica quando la sentiva mia mamma invece che ascoltava
musica italiana che io non ho mai amato particolarmente, come, non lo so, Concato, no, però Mia Martini, devo dire che Mia Martini meritava. Quindi sì, la musica, poi ho tante passioni, insomma, sono appassionata di arte, quindi vedere un dipinto, vedere dal vivo un dipinto che magari ho studiato per tanto tempo mi dà un'emozione davvero molto forte. Oppure un bel libro, oppure un bel fumetto, insomma, ce ne sono tante. Tutte piuttosto sfigate. Vabbè. Cosa invece mi spegne, come dire. Cos'è una cosa che non mi entusiasma? L'idea di fare attività fisica e sport. Questa è una cosa davvero che mi abbatte tantissimo. 26, siamo a metà, non ce la faccio più, ho già la gola secca. Per quale motivo, per qualche, ho sbagliato a scrivere, per quale motivo hai aperto un canale YouTube? Cioè, i motivi sono molteplici. Prima di tutto perché frequentavo un forum e non so per quale ragione, ho iniziato a volermi mettere alla prova e pubblicavo su questo forum, su due forum in realtà, uno era il forum cosmetici di Al Femminile e l'altro invece era Spectra, dove ho conosciuto Lucy. Per mettermi un po' alla prova iniziavo appunto a pubblicare le foto dei make-up che realizzavo su di me, che se li guardo adesso mi viene sulla pelle d'oca tanta così, ma vabbè. Ho iniziato quindi, soprattutto sul forum del femminile, a pubblicare i miei esperimenti di trucco e alcune ragazze in quel periodo non era ancora esploso proprio il fenomeno Clio. Era lì, mi ricordo che Clio si era pubblicizzata sul nostro forum, tra l'altro, quindi diciamo che stava prendendo piede e alcune ragazze mi hanno detto: ma a noi piace quello che fai, perché non ci provi anche tu? Io sono stata titubante davvero per un sacco di tempo perché non so, cioè probabilmente in video questa cosa non traspare, e anche perché comunque nel frattempo sono cresciuta, ma io sono sempre stata una persona piuttosto timida, introversa e con una grande paura di conoscere persone nuove e di scoprirmi in qualche modo. E quindi, dopo averci pensato tanto, ho deciso di aprire il canale YouTube per mettermi davvero alla prova, per cercare di superare questa mia timidezza e questa mia chiusura. E devo dire che è stata davvero un'ottima palestra, perché su YouTube ho avuto modo di esprimermi, nonostante appunto la paura e la timidezza. Ho avuto negli anni un riscontro che non mi aspettavo, ho conosciuto tante persone davvero, davvero adorabili e tra queste persone ci sono anche alcune delle mie più care amiche, quindi non posso fare altro che essere grata a questa esperienza di YouTube. E sono stata fortunata perché tutto sommato non ho mai avuto, non lo so, forse perché il mio canale non ha mai raggiunto numeri davvero importanti, non ho mai avuto haters o gente che mi insulta ciclicamente o gente che apre pagine per prendermi per il culo. Non fatevi venire delle idee, grazie. E quindi è stata un'esperienza piacevole e positiva al 99%, quindi lo rifarei sicuramente. Nessuno me l'aveva chiesto, vabbè, però. Dove siamo? 27 paure. Allora, io ho un terrore folle, incondizionato, fuori di testa assolutamente per il volo. Quindi io ho una paura di volare davvero. Cioè, il pensiero di dover prenotare in aereo mi fa accelerare i battiti. E tutte le volte che devo prendere un aereo, perché non voglio comunque privarmi della gioia del viaggio. Devo prendere adesso dei tranquillanti, dico dei tranquillanti, ma sono in realtà delle gocce omeopatiche, insomma, non sono delle. Non prendo medicinali, però ecco, devo cercare già giorni prima di prendere qualcosa che mi calmi, perché altrimenti durante il volo sbrocco. E direi che questa è la mia paura più grande, insieme appunto alle paure di vedere le persone che amo soffrire, di vedere appunto i miei cari ammalarsi o morire, di vedere la vicina star male, di perdere i miei amici, eccetera, eccetera. Queste sono paure che penso un po' tutti condividiamo, però la paura del volo devo dire che è quella più forte di tutte e anche quella più irrazionale, perché d'altra parte quanti aerei cadono al giorno? No, vabbè. L'ultima cosa che ti ha fatta piangere, allora, come scrivevo su Facebook qualche giorno fa, ultimamente, allora, non lo so, sto impazzendo.
Forse ho smesso la pillola, sarà per quello? Oh, non ci ho pensato, lo sbalzo ormonale. Comunque, ultimamente piango davvero per qualsiasi cosa. E l'ultima cosa che mi ha fatto piangere è, come appunto dicevo su Facebook, una canzone che ho ascoltato e riascoltato per farmi del male, che è l'ultima traccia dell'album Louder di Lea Michele. Boh, si dirà così, una dei protagonisti di Glee, che si chiama If You Say So, che è una canzone che lei ha dedicato allo scomparso suo fidanzato Cory Monteith. Le mie pronunce oggi sono ancora meglio del solito. E è una canzone davvero, davvero terrificante, cioè bellissima, ma che mi ha fatto piangere tantissimo. 29, l'ultima volta che hai detto ti amo a qualcuno? E allora, è un discorso un po' complesso. Io sono una persona piuttosto chiusa. La mia migliore amica dice che io sono un orso bergamasco e quindi non utilizzo certe parole, certi termini con leggerezza. Quindi io non sono la persona che tutte le volte che sente il proprio fidanzato al telefono gli dice ti amo, gli dice baci baci, cioè cose così. Da un certo punto, dal mio punto di vista. Dal punto di vista dei miei affetti, questo è piuttosto triste, insomma, un po' soprattutto dal punto di vista della mia migliore amica e di mia madre, che sono molto più espansive di me, questa cosa a loro dispiace. Dal mio punto di vista significa che quando io dico una cosa o quando io faccio un gesto come abbracciare una persona, per me questo gesto ha davvero un significato importante, non come magari quelle le amiche che si salutano dicendosi ti amo, già una cosa che io non concepisco dirsi tra amiche. Non che questo abbia meno significato, ma ho come l'impressione che a forza di ripetere certe frasi e certi termini, alla fine perdano del loro significato più profondo. Quindi quando io dico ti amo a una persona è perché lo penso davvero. Questo per dire che devo averlo detto ad Andrea, ma giorni fa, settimane fa, insomma, non è una cosa che io dico spesso, anche se lui sa la verità. Anche perché lui è un po' come me, quindi tutto sommato ci troviamo bene su questo punto di vista. Siamo al punto 30, non ce la faccio più. Io sono stanca, immagino anche voi. Il significato del tuo nome su YouTube, allora, l'avevo già spiegato in altre occasioni, Mija è un nome che io ho inventato, magari esisteva già comunque, insomma, che ho preso e che era il nome di un personaggio di un gioco di ruolo a cui io ho giocato per svariati anni. E quindi sì, ho aggiunto Lady per allungarlo un po'. 31, l'ultimo libro che hai letto ce l'ho, no, non ce l'ho qui, è La collina delle fate di Diana Gabaldon, della saga della straniera. Il libro che stai leggendo in questo periodo, ancora nessuno, perché La collina delle fate l'ho terminato ieri sera e devo decidere cosa iniziare. Cerchiamo di quagliare questo video. 33, l'ultimo show che hai visto. L'ultimo show che ho visto? L'ultimo show che ho visto, ovvero ieri, non ho visto la televisione, l'altro ieri, se si può considerare show, sabato sera al pub ho intravisto una partita, ma io odio il calcio, quindi non saprei neanche dire che partita fosse. 34, l'ultima persona con cui hai parlato, mia madre al telefono poco prima di registrare questo video, mi ha telefonato per sapere se sarei andata a pranzo da lei, certo che sì. 35, che relazione c'è tra te e l'ultima persona a cui hai scritto, o forse quella con cui ho parlato, è mia madre. Una relazione di sangue. 36, cibo preferito. Tantissimi, io amo, amo, amo mangiare, mi piace tutto. No, mi piace tutto non è vero, perché ultimamente ho scoperto che ci sono un po' di cose che non mangio, come le cose piccanti, le cose troppo speziate, i peperoni. Però come cibo preferito, i dolci in generale, io adoro i dolci. In questo periodo di carnevale è stato per me una tortura terrificante non fiondarmi al panificio ogni mezz'ora a comprare krapfen, frittelle di mele, cose fritte, cose zuccherate, cose piene di marmellate, di crema, quindi i dolci. 37. Posto che vuoi visitare? Tantissimi. Cioè se io potessi, se non avessi così paura di volare, farei un viaggio a lunga percorrenza, insomma, almeno se avessi soldi anche all'anno, però mi piacerebbe tantissimo. Uno dei posti che vorrei visitare più fortemente è il Giappone. Vorrei tornare in Irlanda, vorrei tornare a Berlino,
Mi piacerebbe andare in America, ma non nelle grandi città. Mi piacerebbe visitare appunto questi grandi spazi aperti, l'Alaska. Vorrei tantissimo, tantissimo andare a Capo Nord a vedere l'aurora boreale, che deve essere uno degli spettacoli più meravigliosi del mondo. Mi piacerebbe andare in Africa, insomma, un po' da tutte le parti. Diciamo che proprio se potessi scegliere un posto. Se mi dicessero ti regaliamo un viaggio di 2 settimane in una località sulla tua scelta, direi il Giappone. 38, ultimo posto in cui sei stata, cosa si intende per posto? L'ultimo viaggio o l'ultimo proprio posto che non è casa mia? Allora, l'ultimo viaggio, tra virgolette, viaggetto, a inizio gennaio sono stata a Ravenna, una città splendida. Io ci sono tornata per vedere i mosaici. Ed è davvero una cosa che ti lascia senza fiato. L'ultimo posto, proprio posto fisico, ieri sera sono stata a casa di Tania l'ibridine per preparare una cena deliziosa. 39. Hai mai avuto un incidente? Ma un incidente vero e proprio, grave? Fortunatamente no. Che è? Una volta ero in macchina con il mio primo fidanzato e siamo stati tamponati, però senza gravi danni, neanche colpo di frusta. Colpo della strega è un'altra cosa, colpo di frusta. Quindi sì, piccolo piccolo incidente. 40, l'ultima volta che hai baciato qualcuno? Beh, Andrea almeno, poverino, ogni tanto. O la vicina. No, no, Andrea. Anzi, in realtà l'ultimo bacio è un bacio ricevuto questa mattina prima di andare al lavoro mi ha salutato con un bacio. 41, l'ultima volta che sei stata insultata? Allora, non mi viene in mente niente, questo vuol dire che non c'è stato un evento particolarmente sgradevole, proprio di insulto. Ho avuto un litigio con mio fratello qualche settimana fa e mi ha detto delle cose non proprio piacevoli, quindi probabilmente sì, è stata questa volta. Gusto di caramella preferito? Allora, dovete sapere che io ho una passione sfrenata, ma proprio che non capisco più niente, per il caramello. Perché non mi è venuto in mente per il cibo preferito, però mi viene in mente per le caramelle, perché le mie caramelle preferite sono ovviamente le caramelle Mu, che sanno di caramello. Ma mi viene fame. Siamo alla domanda. Ah, 43, abbiamo quasi finito, eh? Siete vivi? Io quasi no. Che strumento suoni? Ho suonato per tanti anni, per 6, 7, 8 anni, in età infantile, quindi dalla quarta elementare in avanti, il pianoforte. Non lo suono da tanto tempo, ogni tanto mi capita di mettere le mani su una tastiera, ma ovviamente, senza l'esercizio, l'abilità se n'è andata al diavolo. Mi piacerebbe, lo dico sempre, mi piacerebbe riprendere, ma non ho in questa casa lo spazio per tenere un pianoforte, che è rimasto a casa di mia madre. E poi ecco, anche il tempo manca. Mi sarebbe moltissimo, davvero moltissimo, mi sarebbe molto piaciuto imparare a suonare la chitarra, ma trovo che forse perché crescendo la mia forza di volontà si è abbassata notevolmente, imparare uno strumento da adulti sia davvero molto più difficile. Forse è un discorso generale. Imparare da zero qualcosa da adulti è più difficile, ci vuole davvero tanta concentrazione, tanta forza di volontà, che evidentemente a me manca. Quindi rimango al pianoforte. 44, pezzo preferito di gioielleria. Ma non sono proprio un amante dei gioielli in quanto gioielli preziosi. Gli unici gioielli preziosi che ho, sono in realtà questi due che tengo sempre, sono l'anello di fidanzamento di Andrea e questo è un anello che mi ha regalato mia nonna, che è un suo anello vintage. Ma sono gli unici anelli che ho praticamente. Preferisco più appunto la bigiotteria e adoro adoro gli orecchini, quindi ne ho sempre. Oddio, guardate la mia faccia. Ho sempre degli orecchini e ne ho davvero una collezione vastissima. 45, l'ultimo sport che hai praticato? Io sono l'antisport fatto persona. Proprio sono pigrissima, ho la coordinazione di un topo morto. Sono legata, sono negata anche. E da un paio di settimane, però, cercando appunto di mantenermi un po' in forma, complici anche le belle giornate, vado a camminare velocemente al parco.
sabato mi è venuta l'idea, e forse l'avete letto su Facebook, di intervallare questa camminata veloce a una corsetta brevissima. Mi fanno ancora male le gambe oggi, quindi per farvi rendere conto di quanto sono sportiva. L'ultima canzone che hai cantato penso che sia appunto If You Say So di Lea Michele. Un giorno o l'altro imparerò come si dice bene questo nome. E in negozio a squarciagola. Piangendo, no scherzo, non piangendo perché in negozio non posso piangere. Siamo a 47-48, due domande collegate. Questa che non è stata tradotta in favorite chat up line, come attacchi bottone forse, e se hai mai usato questa frase? Boh, non mi è mai capitato di dover attaccare bottone in qualche modo con qualcuno, e non penso di appunto, e non ho una frase, tantomeno ho una frase specifica per questo, e quindi no, non l'ho mai usata. L'ultima volta che sei uscita con qualcuno, proprio uscita, sabato sera sono uscita con Andrea, con la mia migliore amica, il suo ragazzo, e con il mio batterista, anche il mio migliore amico e la sua ragazza, e siamo andati al pub tutti insieme a mangiare una focaccia. Che gioventù! E l'ultima, finalmente non c'è, caspita, è mezz'ora, cioè morirete a vedere questo video, anche perché l'ho fatto tutto filato, quindi non lo taglierò. 50, chi dovrà rispondere a queste domande dopo di te? Allora, penso che a questo punto siano stati taggati tutti, tutto YouTube è stato taggato, quindi non so bene chi taggare, taggatevi da soli, non lo so, taggo la Betty, forse la Betty non è stata ancora taggata, quindi Betty non credo che risponderai, però io ti taggo lo stesso, forse neanche Nicole è stata taggata, quindi taggo anche te, oddio, non lo so, se mi viene in mente qualcun altro, magari metto dei fumetti o delle... sono stanca morta. Metto dei fumetti o delle... dei link, aiuto, dei link qua sotto nell'info box. Non mi sembra vero di aver finito, spero appunto che non vi siate addormentati. Se siete arrivati in fondo, per carità, fatemelo sapere e... in realtà, dite la verità. A nessuno interessava sapere cosa avrei risposto a questo video. Ciao ciao!